Sì, la Regione Piemonte da tempo ha riavviato le attività di cooperazione internazionale e con questo accordo di collaborazione con la rete dei comuni per la pace, COCOPA, e la rete delle ONG piemontesi vuole far sì che questa attività assuma quello che è appunto un ruolo importante nella Regione Piemonte e soprattutto tutte le iniziative possano essere collegate fra loro, come si dice, messe a sistema. Noi crediamo che in un momento come questo, in cui si parla tanto di immigrazione, di arrivo di persone nei nostri territori, non si debba dimenticare quello che i territori possono fare anche nei paesi da cui queste persone provengono, perché la nostra regione si dimostra accogliente, ma sicuramente è importante anche far sì che molte persone non partano dai propri paesi, soprattutto perché spesso anche questi viaggi sono viaggi di morte, e quindi crediamo fondamentale il lavoro che si può fare nei paesi di partenza. E per questo crediamo che la Regione Piemonte con le amministrazioni locali e la società civile possano fare un lavoro innanzitutto di educazione all'interno delle scuole, e per questo abbiamo avviato progetti di educazione alla cittadinanza globale, e poi però costruire proprio delle progettualità concrete fra, come si dice, le comunità, quindi del sud e del nord del mondo, tramite quelli che vengono definiti partenariati territoriali.